in questo convegno ci riusciremo da questo luogo tutti senza voce, tutti stanchi per aver parlato di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. E allora, come si fa all'inizio? Dio ci ha accolto. Tu non riesci a farlo. Come Dio ha accolto noi, Dio era già qui ad aspettare ognuno di noi. Il primo che è arrivato, Dio l'ha già accolto un paio di giorni fa. E come Dio ha accolto noi, anche noi dobbiamo accogliere i nostri fratelli e le nostre sorelle, e non quelli che conosciamo. E oggi facciamo in questo modo: dovete salutare un uomo, una donna e uno che ti è antipatico. Ora non facciamo i buonisti, allora accogliamoci nel nome del Signore, usciamo da quelle sedie e diciamo al fratello e alla sorella: benvenuto, benvenuto nel nome del Signore. Forza, abbracciamo il fratello e la sorella che abbiamo accanto, diamo il benvenuto, 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 benvenuto nella gloria di Dio, tu. Benvenuto, benvenuto, dai la mano al tuo fratello, dai la mano, alleluia.
siamo in festa, Gesù. Alleluia, Gesù è il Signore. Lode, lode a te, benedetto sei tu, Signore. Lode e gloria a te, Padre, la tua maestà, la tua santità. Noi questa mattina vogliamo innalzare a te questa lode meravigliosa, Gesù, perché tu sei qua, tu sei in mezzo a noi, Gesù. Grazie, Gesù. Lode, gloria e potenza a te. Amen. Alleluia. Sì, vogliamo iniziare questa lode che ci invitano a fare i fratelli, Signore, ma la lode non è dell'animazione, la lode è di ogni vivente. Ci stai precedendo, Signore, stai preparando queste grandi cose.
crederci, Signore. Ma in realtà, Gesù, attraverso il tuo Spirito, noi ci ritroviamo. Troviamo quella verità profonda depositata nei nostri cuori, quel tuo pensiero, Signore, che è nato dall'eternità, che siamo ognuno di noi. Ed è incredibile come il tuo amore così immenso, a noi che siamo così piccoli, ci renda parte di questa immensità. Signore, sei straordinario, Signore, per il tuo essere grande e per farci grandi in te, Signore. E proprio all'inizio di questo convegno, Signore, desideriamo lasciare ai piedi della tua croce tutto ciò che in più, tutte quelle suppellettili che ci siamo portati avanti nella vita, che sono diventati fardelli pesanti, ma che non permettono alla tua luce di trasparire, di uscire da ognuno di noi, Signore. E questo Spirito che invochiamo credendo sempre che arriva da lì fuori, in realtà desideriamo che esploda da dentro di noi, Signore, che si rilasci tutta la tua grazia, perché noi possiamo diventare splendidi ed essere quella possibilità per il mondo, Signore, la luce che illumina le genti, Signore. Io lo voglio, chi lo vuole con me, Signore? Noi lo desideriamo, guarda questo popolo, Signore, desideroso di esserci per te, e noi ti lodiamo e ti benediciamo per ciò che stai compiendo, Signore. Sei meraviglioso, meraviglioso Gesù, grazie, lode, lode e gloria a te, Signore. E noi siamo figli di Re, e allora permettiamo allo Spirito di elevare attraverso di noi l'inno di adorazione e di lode alla Maestà di Dio. E allora, fratelli, lasciamo che lo Spirito canti in noi, che lo Spirito lodi in noi, che lo Spirito elevi al trono dell'Altissimo gemiti inenarrabili che il nostro Dio Padre, il nostro Signore Gesù gradiscono, perché è lo Spirito che li eleva loro per noi. Gioia di tutti, Signore.
non avere paura, ti sto riempendo col mio spirito, ti sto riempendo col mio amore, lascia chiamare. Come ha detto il fratello, Dio dice io sono qui. Forse molti fratelli ancora non si sono aperti alla loro. Io ti invito a prendere la mano del fratello e della sorella che è accanto, non lasciare nessuno al di fuori di questa unione. Attenzione, udite il fragore della sua voce e lo strepito che sale dalla sua bocca. Dio tuona con voce maestosa e compie prodigi che non comprendiamo. Signore, noi ci mettiamo davanti a te come dei bambini davanti ai genitori, non lo sappiamo cosa devi fare, non sappiamo cosa succederà, però in questi tre giorni tu farai prodigi, Signore, tu farai miracoli. Ci hai detto che ti siamo graditi, che ti piacciamo. Grazie ancora per questa tua benevolenza, grazie ancora per questo tuo amore. Grazie, Signore Gesù. Anzi, do un bacio a Daniela per tutti. Grazie. Confermo questa parola che il Signore ha dato al fratello, perché mentre iniziavamo la preghiera e stavano facendo i canti, il Signore mi ha dato la parola dal primo delle cronache 22, i preparativi per la ricostruzione del Tempio del Signore. Allora, ognuno di noi è il Tempio del Signore, che il Signore vuole ricostruire e rendere bello e glorioso, perché Lui abita in questo Tempio. Il Tempio che è ciascuno di noi, per cui anche tu, fratello, sorella, che ti senti Tempio devastato, che ti senti Tempio maltrattato, non temere, perché anche per te la ricostruzione del Signore, perché il nostro Dio è un Dio grande e generoso, è un Dio che non ci dà secondo i nostri meriti o secondo le nostre buone azioni. Il Signore nostro Dio è un Dio che ci dà perché ci dà, perché è amore, perché ha dato suo figlio Gesù, e come può non darci tutto con Lui? E allora anche tu, fratello, sorella, che ti sei
Signore. E noi ti vogliamo benedire perché hai parlato di queste benedizioni che arrivano e sono copiose, Signore, ma non sono copiose per oggi, per una chiesa che è ricostruita, una chiesa che parte da noi, ma una chiesa che siamo insieme. E quando usciamo di qui siamo insieme anche a quelli che sono fuori insieme. La chiesa è la chiesa di Dio, tutti ciò che ne appartengono, Signore, cioè che fanno parte con Lui, Signore. E questo è il mandato, noi vogliamo fare cose grandi nell'amore e forse, come dice la sua parola, ne faremo più grandi di quante ne appartengono. Padre Baldo ha ricevuto una telefonata che è morto il suo papà.